A Roma apre al pubblico la casa del grande artista futurista Giacomo Balla, Tommaso Ricci. Si dichiarava Leonardo redivivo e col genio toscano condivideva l'ostinata passione per scienza e sperimentazione. Dell'Ottocento lo aveva affascinato l'utopia dell'opera d'arte totale. Dal XX secolo aveva tratto il gusto della provocazione. Da pittore affermato svendette tutte le sue opere antecedenti e si gettò a capofitto nell'avventura futurista. Dal Fu Balla prese a firmarsi Futur Balla e la sua pervasiva idea di invasione artistica della vita reale la applicò anche alla sua casa romana, trasformando un normale appartamento piccolo borghese in una abitazione futurista, decorando le suppellettili della cucina, il bagno di casa, progettando i lampadari e colorando le pareti e financo disegnando gli abiti per sé e per le figlie che lo adoravano, Luce ed Elica. Sì, proprio Elica, non Erica, anche l'anagrafe era futurista. Logico che una casa atelier così fosse diventata agli occhi di tanti un'inaccessibile Sancta Sanctorum dell'arte contemporanea. Ora apre al pubblico su prenotazione grazie al Museo Maxi che per i 150 anni dalla nascita del genio torinese ha organizzato anche una mostra nella sua sede con opere di Giacomo e di artisti a lui ispirati. Sei pagine nell'inserto del New York Times. La terremotante scosse allora la Russia. Esperienza futurista italiana d'inizio Novecento, di cui Balla fu epicentro, è tuttora simbolo di quel sogno totalizzante sognato da tante avanguardie. Balla, con rigore e passione davvero artista, non si sottrasse mai al cimento che quella sfida implicava. Ed è tutto, il TG2 torna domattina alle 8.